Appuntamento con TRG Plus stasera, la nostra finestra di approfondimento si occupa di un tema che latente però è molto attuale, di grande rilevanza, perché c'è in queste ore un grido d'allarme, un appello più che altro dal mondo delle professioni, in particolare dalla rete delle professioni tecniche dell'Umbria, che lamentano enormi difficoltà nel rapporto con le pubbliche amministrazioni. Perché? Perché c'è un'Italia che è ripartita, quella delle partite IVA, quella dei professionisti, quella delle imprese, e c'è un'Italia che ancora fatica a rispondere con lo stesso ritmo a ripartire, quella che ancora o è in smart working o non ha proprio ricominciato, che è la pubblica amministrazione. Ora, ovviamente, con rispetto delle norme che sono state previste sul distanziamento, è ovvio che se vogliamo far ripartire il Paese, da qualche parte bisogna ricominciare. E dunque ospitiamo stasera questo appello perché abbiamo in collegamento il coordinatore, tra l'altro di fresca nomina, della rete delle professioni tecniche dell'Umbria, l'ingegner Livio Farina da Orvieto. Buonasera, ingegner Farina. Buonasera, sono architetto, non ingegnere. Benissimo. So che tra i due mondi spesso non corre buon sangue. Assolutamente no, se no non saremmo nella rete. Quindi non assolutamente. È infatti, guardi, mi aiuti a superare questa piccola gap iniziale. Ci ricordi quali sono le categorie che lei rappresenta, oltre a quella degli architetti, di cui è direttamente interprete? Esatto, la rete delle professioni tecniche dell'Umbria riunisce gli ordini e i collegi dell'area tecnica della Regione Umbria, sono 13 tra ordini e collegi provinciali e regionali che fanno parte della rete, nello specifico i periti agrari e periti agrari laureati delle due province di Terni e di Perugia, i dottori agronomi e forestali delle province di Perugia e Terni, gli architetti, pianificatori, conservatori e paesaggisti delle province di Perugia e Terni, i periti industriali e periti industriali laureati delle province di Perugia e Terni, i geologi dell'Umbria, i geometri e geometri laureati delle province di Perugia e Terni e gli ingegneri delle province di Perugia e Terni. Siamo circa 11.000 professionisti. Un esercito, potremmo dire, di cui lei è coordinatore, e un esercito che però in questo momento come dire, privo di munizioni, perché sostanzialmente non si trova dall'altro capo del telefono o delle mail o anche della porta una risposta dalle pubbliche amministrazioni, che in questo momento ancora non hanno in tutta la loro compagine ripreso l'attività, e questo per voi è un grave problema. Diciamo che le munizioni ce le abbiamo in casa, ma non riusciamo a spararle, questo è il problema fondamentale. Esatto. Questo è legato chiaramente, sicuramente all'emergenza, è un problema, diciamo, annoso che sarebbe potuto essere superato diciamo, con una opportuna e adeguata informatizzazione degli uffici pubblici, cosa che di fatto di cui si parla da tanti anni, ma che fondamentalmente vede una realizzazione a macchia di leopardo, molto, con macchie molto piccole a livello regionale. Chiaramente non, ci sono delle eccezioni, non ci sono dubbi, però in generale i nostri colleghi quello che lamentano è proprio questa grande difficoltà a poter accedere ai comuni, avere i necessari rapporti con i tecnici istruttori, non perché questa sia una cosa che superi o vada oltre le problematiche dell'emergenza, ma perché è un tipo di rapporto di cui noi non possiamo fare a meno. Noi certifichiamo lo stato di fatto degli immobili, la certificazione dello stato di fatto degli immobili, soprattutto storici, passa attraverso ricerche d'archivio. Dobbiamo andare in archivio, prendere i documenti, guardarli, studiarli per poter fare il nostro lavoro, e allo stesso modo, come ho detto anche in altre occasioni, abbiamo necessità di un rapporto di scambio con i tecnici istruttori, con i responsabili degli uffici, perché chiaramente la normativa, che non è una normativa snella, una normativa complessa, richiede scambio di opinioni sulla corretta interpretazione. Certo, quindi l'accesso agli atti, l'acquisizione di informazioni, ma diciamo ancora più semplice, lo sbrigo di pratiche che sono fondamentali. Pensiamo solo all'attuazione delle misure del governo come sisma bonus ed eco bonus,
che sono oggetto di come dire, proclami, ma che poi sul lato pratico, se non c'è l'ufficio aperto con l'addetto, il funzionario che è il vostro diretto interlocutore, restano tutte sulla carta. Esatto, guardi, il primo problema riguarda il passato. Consideri che il decreto Cura Italia fondamentalmente ha bloccato i provvedimenti amministrativi per legge, per cui le pratiche in itinere sono state fermate. Sul presente abbiamo difficoltà perché non possiamo portare avanti il nostro lavoro, e sul futuro siamo seriamente preoccupati perché le misure di governo per la ripartenza dell'economia, il sisma bonus e l'eco bonus che lei ha citato, fondamentalmente vedono noi come in un ruolo centrale, importante perché possano essere attuate. Ma per poterle fare abbiamo necessità, come dicevo prima, sia dell'accesso agli atti, dei documenti sui fabbricati esistenti, che del necessario scambio con gli uffici. Io non entro nel merito delle procedure interne delle amministrazioni, chiaramente, perché quelli sono procedimenti interni che le amministrazioni devono e possono risolvere, ma chiaramente per farli partire questi procedimenti il passo iniziale deve venire da noi, e noi non possiamo, siamo in grande difficoltà per poter fare questo passo iniziale. Certamente, noi abbiamo accolto proprio questa, attraverso questa intervista, questo vostro grido d'allarme, perché, come detto, non è ormai più tollerabile che ci siano queste due Italie, quella che cerca di ripartire e quella che lo fa in maniera così molto più blanda, magari in mezzo a, e questo lo dico io ovviamente, non lo metto in bocca ai tecnici, ma insomma in mezzo a tante norme, tutele anche di carattere sindacale che sono pienamente rispettabili, ma che in una condizione di emergenza non dico andrebbero scavalcate, ma andrebbero assolutamente snellite, rese pragmatiche, perché poi non ci si può riempire la bocca di voglia di ripartire e nell'atto pratico la pubblica amministrazione diventa il primo freno alla ripartenza. Un'ultima battuta con il coordinatore della rete delle professioni tecniche. Voi chiedete uniformità comportamentale a livello regionale, quindi il vostro appello è un po' a tutti i livelli, regione, province, comuni. Sì, non solo, ma anche comune comune, perché di fatto ogni comune fa regole a sé, purtroppo, certo. E quindi diciamo noi vorremmo proprio, e ci mettiamo anche a disposizione in totale tranquillità per cercare di studiare le soluzioni più opportune, le modalità più opportune, però quello che chiediamo è che all'interno della nostra regione, che è una regione piccola, non è una regione grande, certo. E non dovrebbe essere neanche difficile, ci sia un'uniformità comportamentale da parte di tutti, perché non è possibile che fare una cosa in un comune significa farla in maniera diversa nel comune immediatamente adiacente. Questa è una cosa assolutamente necessaria. Come chiediamo anche, mi permetta, uno snellimento della normativa di riferimento, perché possa essere chiaramente applicabile in tutti i modi e possa finalmente farci svolgere il nostro ruolo fondamentale di raccordo tra cittadini, imprese ed istituzioni, che è un elemento determinante, se no noi non siamo impossibilitati a poter svolgere adeguatamente, con le aspettative che anche i cittadini ripongono, le nostre attività. Mi faccia per chiudere un esempio di questo cambiamento, che cosa dovrebbe cambiare a livello normativo per farlo capire a chi non è del vostro settore ma ci sta ascoltando? La normativa, chiaramente nei limiti delle possibilità della Regione, dovrebbe proseguire un percorso avviato diversi anni fa con l'emanazione dei testi unici, semplificando questi testi unici, perché ci sono un sacco di punti nei quali dobbiamo assolutamente mettere chiarezza, e fare in modo che l'interpretazione a livello proprio dei singoli comuni sia univoca. Certo. Se vuole le dico anche dei numeri, ma ci sono centinaia di pareri sul significato di determinate norme emanati dalla Regione su richiesta dei vari comuni. Questo chiaramente diventa una situazione ingestibile. Esatto. Una giungla. Noi la ringraziamo, architetto Farina, le auguriamo intanto in bocca al lupo per questo nuovo incarico che ha assunto da maggio. Grazie. E incarico rappresentativo, ma importante, perché è importante la rete che abbiamo sentito vastissima dei professionisti che lei rappresenta. In bocca al lupo per questa vostra richiesta. Noi ovviamente siamo a disposizione anche delle istituzioni per accogliere, speriamo, la loro non solo dichiarazione di volontà, ma la loro effettiva operatività in un cambio di passo che a questo punto, siamo a metà giugno, oltre metà giugno, si rende necessario. Grazie architetto Farina, buona serata. Grazie a lei, buona serata.
Grazie anche a chi ci ha seguito, domani la replica alle 13.30, domani trovate questo spazio, come al solito sul sito trgmedia.it, sezione video plus. Buon proseguimento con TRG.